È la domenica dei grandi ritorni al Franchi, il ritorno di Roberto Baggio e quello di Edmundo che parte ancora dalla panchina. E poi il duello a distanza tra Olivieri e Malisani, i loro nomi sono stati accostati spesso in chiave mercato. Il tecnico Viola, sostenuto dai tifosi, recupera Battistuta ma sceglie anche un difensore in più, Tarozzi. Le qualità aeree di Anderson fanno paura. Buona partenza della Fiorentina, al tiro di Serena non ha fortuna. Lo spunto di Baggio, seguito ancora in tribuna da un osservatore di Maldini, arriva al tiro Marocchi, alto. Quando la Fiorentina riesce a verticalizzare sono problemi per il Bologna. Rui Costa, Battistuta, Kanchelskis, Sterkel però è attento. La replica del Bologna, Baggio, Kolivanov, Baggio che tenta il diagonale, per lui i fischi dei tifosi viola. Al 35esimo il primo rigore, Tarozzi in lotta con Kolivanov, Tarantino si impegna ad evitare il calcio d'angolo ma rimette in gioco il difensore viola. Poi a contatto con Kolivanov, come rivediamo, Battistuta si conferma di parola, non tirerò più rigori, aveva detto, realizza così Olivier. Fiorentina in vantaggio, due minuti appena però, e c'è il pareggio del Bologna tra mille discussioni. Paramatti va giù in area, l'arbitro fa cenno di proseguire ma interviene il suo collaboratore di linea e viene assegnato il rigore. Paramatti fa cenno di essere stato toccato alla caviglia sinistra, inutili proteste intorno al signor Pisacreta, un'azione che va rivista e sembra difficile scorgere un contatto tra Oliveira e Paramatti. Anche all'andata, come forse ricorderete, Paramatti fu al centro di un caso per un gol fantasma. Baggio si dimentica del precedente con la Juventus e non si tira indietro, stavolta dal dischetto per due volte. Il signor Rodomonte infatti fa ripetere, il numero 10 rosso-blu cambia angolo e segna comunque. Nell'intervallo Olivieri lascia negli spogliatoi proprio Baggio, leggermente infortunato, e certo non avrà fatto la capriola di gioia come richiesto dal suo tecnico. In campo Nervo, Edmundo invece comincia a scaldarsi. Immagini preparate da Carla Provvede Ridolfi. Punizione di Battistuta di poco sopra la traversa, il Bologna in pratica rinuncia a giocare, Rui Costa supera Paramatti ma angola troppo. Ancora un'occasione per il portoghese che però non si fida del suo sinistro, tutto facile per Sterkel. E il portiere della Bologna fa buona guardia anche su Serena. Quindicesimo è il momento di Edmundo, gli lascia al posto Kanchelskis, cambio anche nel Bologna, dentro Fontolana, fuori Kolivanov, eccolo con tanto di capriola. Solo qualche invenzione di Edmundo anima la Fiorentina, come in questa occasione il tacco del brasiliano per Oliveira che non ne approfitta. Ultimi brividi per Sterkel, la Fiorentina ci prova con Edmundo, Falcone in rovesciata, poi l'anticipo su Kois. La Fiorentina...